Ciao a tutti amici dal team Ethereal, io sono Davide, Io sono Matteo. là c'è il nostro tecnico Roberto che ci sta filmando. Ciao dalla voce fuori campo. Oggi siamo qua per fare un tutorial per quanto riguarda la strumentazione del paranormale e vi presentiamo il famoso Ghost Ark. Ve lo mostro un attimo con la lucetta blu Esatto, accesa, che è più bello, anche scena. perché sì, perché fa solo Che scena fa questo solo, esatto, strumento. questo strumento fa solo scena, è quello il problema. Allora, come potete vedere, è molto d'impatto, cioè si presenta bene, è bello da vedere, e fate conto soprattutto di vedere tanti strumenti in uno solo. E se intanto Matte gli vuoi spiegare un Ciao, po' la funzione? spiegazione. Sì. Allora, sì, esattamente, sono tanti strumenti perché, come vedete già qua in alto, la lucetta verde del rilevatore di campo elettromagnetico tipo il K2, anche se vabbè, la colorazione dei LED e la scala, diciamo, sono leggermente diversi, però vabbè, il concetto è quello. Dopo fa da registratore vocale con due microfoni a 5 Hz, quindi decisamente validi. E considerate che l'udito normale di un umano va dai 20, parte dai 20 Hz, quindi 5 Hz, diciamo che riesce a captare dei suoni molto più bassi rispetto a un udito normale. Quindi a livello EVP decisamente interessante. Dopo fa da termometro, da misuratore di temperatura e misuratore di pressione. E la funzione di spirit box o ghost box, che dir si voglia. Io direi già di partire con un piccolo voto, che Roberto è là che ci sta facendo a tre, da tre come Siamo a voto. tre, siamo a Siamo a tre. tre, ma sai perché al tre? Forse solo per l'audio. Del Solo per resto l'audio? tutto gli altri, Roberto, voto? Che voto dai? Ma zero, perché Zero. secondo me è un bel 6,5 per l'estetica, non posso che si smonta come Lego, però vabbè. Esatto, ah sì, è vero, facciamo vedere intanto questo strumento che adesso togliamo C'è una questi. piccola chicca, Quella eh. piccola chicca, come bello così. No, parte tutto. Allora, questo strumento qui, intanto vi raccontiamo un po' la storia. E vi facciamo anche capire soprattutto perché questo strumento, personalmente parlando, io non lo tengo neanche più in considerazione a livello paranormale. Sì. Adesso vi diremo anche meglio il perché. Forse potrebbe essere utilizzato, se proprio uno vuole, per un fattore audio. Ma solo da audio digitale, anche se sinceramente, se uno si compra un buon registratore audio, 10 volte migliore rispetto a questo. Quindi, insomma. Diciamo che il concetto alla fine è sempre lo stesso, cioè quando si ha uno strumento che fa tante cose in uno, non ne fa bene neanche una. La temperatura soprattutto, Ma la ma voi temperatura è non avete. eccezionale. Allora, vi raccontiamo questo: eravamo in un'abitazione privata. Abbiamo messo uno strumento che rivela la temperatura, con questo, cioè col Ghost A Ark, fianco. a fianco, che l'abbiamo messo sull'opzione della temperatura anche quello. C'era una differenza di 8 gradi, cioè il Ghost Ark segnava 8 gradi in più. Aspetta, è in aumento, quindi Sì, ed è era in che aumento, secondo me scoppiava, può può essere che scoppiava. essere. E quindi ci siamo resi conto che rilevava la temperatura dello strumento stesso, perché comunque surriscaldandosi rilevava quella temperatura lì, quindi non è schermato come strumento che rivela magari la temperatura ambiente, cioè rilevava la temperatura Lo strumento, del cioè, la circuiteria interna bravo, inevitabilmente bravissimo. si scalda perché già le luci scaldano, lo schermo che è molto grande scalda, più la batteria che inevitabilmente si scalda a sua volta, il tutto andava ad influenzare negativamente il sensore di temperatura. Cioè, Sì, 8 sì, sì. gradi non è poco. Sì, poi vabbè, per quanto riguarda lo Spirit Box, sì, Un po' vabbè, di fa interferenze. la scansione di frequenza, la fa, l'unica cosa è che comunque si sentono tante interferenze radio, quindi noi, gli Spirit Box che abbiamo noi, il classico Spirit Box PSB7 per dire, l'abbiamo modificato, abbiamo tolto l'antenna in Antenna, modo tale che, non avesse esatto, non ci interferenze. possono essere magari interferenze radio, queste cose. Qua invece il Ghost Ark ha molte interferenze, insomma, vabbè, comunque, Spirit Box a parte, io proprio lo sconsiglio, a parte che non lo trovate più in commercio perché Esatto. è fuori produzione da 2 anni e poi anche quando è entrato in produzione è durato pochissimo, ma infatti adesso vi racconto un po' la La storia. storia. Allora, un italiano che noi per privacy, comunque per rispetto, non vogliamo fare nomi, si sa chi è. Comunque, perché comunque se uno digita su Google riesce comunque a rintracciare che è questa persona, ha avuto la brillante idea di costruire questo strumento e metterci tanti strumenti in uno solo. È stato fatto fare in Cina,
E dopo diciamo, per esattezza, il team di sviluppo del Ghost Ark è un team di veneziani, perché io vengo da provincia di Venezia, quindi mi ricordavo proprio che c'era questo particolare, esatto, che il team è veneziano. Ci sono tra l'altro fior di ingegneri, perché c'è ingegneri che hanno lavorato in Giappone, cioè in ingegneria robotica, cioè hanno un curriculum che è mostruoso. Sì, sì, quello sì, quello niente da dire. Cioè, il team di sviluppo era veramente valido. Che poi aspetta, sì, dopo il meccanismo in teoria è stato fatto fare in Cina, giusto? Sì, diciamo l'idea è stata fatta da loro, ingegneri, esatto, però dopo lo strumento è stato fatto fare in Cina, dopo si è spostato una volta fatto in America. Insomma, il problema cos'è stato? È stato che quando questo strumento qua, tantissime persone che l'hanno ordinato, quando questo strumento qua ha fatto per arrivare al destinatario, o non arrivava e non è mai arrivato, oppure tante volte arrivava ma non funzionava assolutamente. Addirittura Matteo, visto che è suo, se vuoi dire che hai avuto anche dei problemi col caricamento, con tante cose. Mi ricordo che appena era arrivato a me dava problemi col caricamento, sia a livello proprio batteria, cioè io l'ho tenuto non so quante ore e non si spostava oltre il 45-46%, e ho detto, infatti, cos'ha, che problemi ha? Fortunatamente è bastato solo toglierlo dalla corrente, riattaccarlo alla corrente, e fortunatamente è arrivato fino al 100%. Però anche lì, una volta arrivato al 100%, quindi dopo ho cominciato ad usarlo, ogni tanto notavo che si incantava magari il caricamento del sistema, cioè dopo vedrete meglio, ma quando si preme il bottone di accensione compare una barra di caricamento del sistema. Tante volte la barra arrivava al 100% e rimaneva là, cioè non si apriva il costato, non si accendeva. Esatto. Quindi ogni tanto dovevo stare là a spegnerlo, provare a riaccenderlo e sperare che funzionasse, perché alla fine è tutto un discorso di speranza. Esatto. Tant'è che addirittura, una piccola cosa da dire, curiosità, che ad un amico aveva ordinato anche lui il Ghost Ark. Gli arriva, non funziona, e cosa fa? Contatta il titolare, se lo fa sostituire, quindi gli chiedono di rimandarlo indietro. Bene, dopo 3 anni è ancora che aspetta. Non è più arrivato. Non è più arrivato il Ghost Ark, quello in teoria funzionante. Quindi lui si trova senza niente, pur avendo pagato. Lui, ma tantissime altre persone. Sì. Infatti il team ha avuto, non dico cause, ma comunque... Da come io ho letto ci sono state anche cause penali, anche penali, cioè da come ho letto io, dopo vabbè su internet se ne dicono tante, però insomma sta di fatto che comunque il team non è più reperibile, perché no. Io avevo provato già all'epoca a scrivere alla responsabile dei contatti, non mi ha mai risposto, non ha mai visualizzato il messaggio, mai sentito assolutamente nulla. E dopo un po' addirittura il sito, io me lo ricordo con Antonio, che Antonio è un nostro... Intanto salutiamo Antonio e Dennis, salutiamo gli altri nostri collaboratori che non sono qua con noi oggi. Ci sono. E mi ricordo all'epoca, che era il 2016, che era appena arrivato il Ghost Ark, mi ricordo che per cercare di risolvere appunto questi problemi avevo contattato l'azienda produttrice, non mi rispondevano, mi ricordo che Antonio un giorno mi aveva detto... Non riesco più ad accedere al sito del Ghost Ark. Cioè io gli ho detto, Tonio, probabilmente sarà un problema del sito, aspetta, provo io, non funziona. Dopo qualche giorno proviamo a riconnettersi al sito e viene fuori che il sito non è più esistente. Perché? Perché il team ha preso tutti i soldi e si è fatto... E arrivederci, grazie. Arrivederci, grazie, ma veramente grazie. Allora tu sei stato comunque fortunato. Io sono stato fortunato perché, cioè, come vedete... Cioè, funziona, si accende, funziona tutto. Dopo che funzioni male è un altro discorso, esatto. Ma funziona. E sì, sono stato fortunato, sì, perché bene o male dopo 3 anni io ce l'ho ancora qui. Sì, la storia è comunque una storia molto particolare, una storia anche molto lunga. Comunque se fate delle ricerche, se voi andate su Google, allora se digitate Ghost Ark e basta, no, vi vengono fuori delle altre cose, ma se digitate Ghost Ark Paranormal... iniziano a venirvi fuori queste cose qua che riguardano lo strumento. La storia. Ma se volete digitate pure anche ghostark.com, andate a fare 2 risate sul sito, che è un sito che lo prende sostanzialmente in giro. Ah, è vero, sì, quindi, l'ho visto anch'io. È molto carino, andate a fare 2 risate, è in inglese anch'io. Ma si capisce, sì. E che dire,
A parte tutto, un'altra cosa che mi avevi detto tu, Della anzi, mail. no, scusa, no, che mi avevi detto, mi avevi girato anche vari video di Ghost Hunter su YouTube Sì, che che dicono. presentavano questo strumento come uno strumento loro personale che gli era stato progettato, insomma, non ho capito. Comunque sì, non è vero, cioè nel senso che tanta gente ci gioca su questa cosa, perché? Essendo uno strumento che comunque non ha fatto, diciamo, quel successo in Italia, poco e niente, ce l'hanno in pochissimi, E non si trova e non si oltretutto più in trova, non commercio, si proprio perché trova. non esiste più il team di E sviluppo, poi, non quindi. avendo fatto successo, non c'è neanche una grande pubblicità. Tanti magari ci giocano su questa cosa dicendo, perché ne ha fatte comunque due versioni di questo strumento qua. E se intanto vuoi anche Sì, se vogliamo anche spiegare. spiegare un attimo, è sostanzialmente la differenza proprio basilare, perché vi viene fornito con una micro SD interna la versione base da 8 giga, la versione, diciamo, la Hunter Edition, la schedina SD è da 16 giga. E i microfoni, e che è quello il motivo sostanzialmente per cui io ho scelto questo strumento, di partenza sulla versione base i microfoni sono da 6 Hz, ma come dicevo prima, invece i microfoni sono da 5 Hz della versione Hunter. Quindi Sì. sostanzialmente le differenze sono così e Esatto. basta. E dicevo, e ci sono tanti che giocano proprio su questa cosa qua, dicendo che è uno strumento che hanno solo loro, che, Sì. ma non è assolutamente vero, Ce l'abbiamo, ce quindi. l'abbiamo anche noi, quindi niente, a parte questo, direi che insomma abbiamo detto, diciamo così, praticamente tutto, però adesso vi mostriamo meglio lo strumento da In vicino dettaglio, sì. e vi Ed facciamo vedere tutti i dettagli. eccoci arrivati alla sezione dove spieghiamo nel dettaglio lo strumento. Allora, lo strumento si presenta così. Al lato abbiamo in alto uno dei due microfoni, il secondo chiaramente è dalla parte opposta, il pulsante di accensione e spegnimento, i due pulsanti che regolano il volume, il pulsante per attivare o disattivare il rilevatore di campo elettromagnetico, uno dei due slot SD, questo è dedicato all'audio, il pulsante per attivare l'illuminazione, quindi la lucetta blu che avete visto prima, l'ingresso per l'antenna e l'uscita delle cuffie. Mentre qui in alto abbiamo il secondo slot per la scheda SD nella quale vengono memorizzati i dati registrati dai vari sensori. Qui in basso abbiamo le griglie di aerazione per il raffreddamento e qua a lato abbiamo in alto il secondo microfono, un ingresso per un microfono esterno, il pulsante push to talk che è relativo alla funzione di Spirit Box. Un pulsante per ascoltare una registrazione in senso normale o al contrario, e l'ingresso per l'alimentazione esterna. Sulla facciata principale abbiamo in alto, ora è spento, dopo lo vedrete comunque acceso, in alto qui c'è la striscia con i LED che indicano il valore del campo elettromagnetico, vabbè, lo schermo e tre selettori. Il principale è questo qua al centro, in alto, che è il selettore multifunzione, e gli altri due sono relativi anch'essi alla funzione di Spirit Box, il primo per la modifica della banda radio e il secondo per la velocità di scansione espressa in millisecondi, come vedete la scala qui. Al centro ci sono due indicatori, vedete la scritta temp e meno e più, sono due LED che si illuminano in caso della temperatura abbia un calo, ossia in incremento praticamente, e qua abbiamo i pulsanti funzione. Procediamo ora con l'accensione, se siamo fortunati. Vediamo. Ecco la barra di caricamento che vi dicevo prima. Vediamo se siamo fortunati e si accende. Ok. Vedete ora in alto che si è accesa la lucetta verde relativa al misuratore di campo elettromagnetico. Ma come vedete, questo è un esempio, vedete che cambia, basta prendere una cornetta wireless e le lucette si illuminano. Avete visto che il valore veniva visualizzato anche sullo schermo e questa è la funzione di Cross Data Indicator, come vedete scritto qui. La funzione permette di combinare tre valori registrati da altrettanti strumenti, quindi appunto
rilevatore di campo elettromagnetico, misuratore di pressione e misuratore di temperatura, vengono registrati all'interno di un file nella SD al di sopra, come vi dicevo prima. Una volta registrati, si può caricare il file all'interno di un programma sul computer per visualizzare un grafico e studiare meglio i dati. Piccola parentesi, il programma non è mai esistito. Ci spostiamo ora sulla funzione di Radio Sweep. Eccoci qua, come vedete, Radio Sweep. Questa è la funzione di Spirit Box. Ecco, avete visto intanto il sensore di temperatura che ha mostrato un incremento. In alto vedete qui 50 ms, che è la velocità di scansione, che si regola con questa manopola, come vedete, 250, 50, 100, come vedete non è proprio precisissimo, abbiamo detto non è uno strumento fatto proprio benissimo. 250, 200, ogni tanto compaiono numeri, come vedete 250, 300, qui di norma dovrebbe esserci un blocco, ma se vedete la manopola continua. Infatti sullo schermo non viene mostrato un valore, perché il valore non esiste, semplicemente si ritorna ai 50. Qui invece modifichiamo la banda di frequenza, vedete scritto AM, FM e long wave LW, vabbè qua ci sono le combinate ma non ci interessa più di tanto, torniamo in FM. Continuiamo ancora, abbiamo la funzione MVP Rec, quindi il registratore audio. Ecco, piccola pecca del Ghost Arc è che la funzione non presenta assolutamente modifiche, quindi la sensibilità dei microfoni non si può modificare, né tantomeno la qualità dell'audio, eccetera. Cioè si può mettere semplicemente a Rec, che vi accendo anche le lucette così vedete bene il pulsante REC, sentite il click clack di questi meravigliosi pulsanti, metti in alto, la registrazione è partita, vabbè, la metto in stop e basta, come sentite questo ottimo feeling dei pulsanti. Continuiamo ancora con l'ultima parte della multiselettore, vedete loops. Vedete che ogni tanto tocco e salta anche lo schermo, perché probabilmente c'era qualche contatto all'interno, vabbè. Allora, avete visto sullo schermo compaiono queste scritte, white noise, ovvero il rumore bianco. Altro non è che un modo di registrare alternativo, quindi o con la spirit box facendo domande, eccetera, con white noise si può sfruttare un rumore pre-registrato all'interno del Ghost Arc, lo si carica in questa sezione e viene appunto mandato in loop. Quindi io seleziono questo white noise e il registratore partirà con in sottofondo il white noise appunto da me selezionato. Ultima sezione dedicata agli accessori che non ho utilizzato prima per non intralciare la spiegazione. Vedete alla mia sinistra l'antennina, come dicevo, l'ho posizionata qui dentro, e chiaramente telescopica e fa da amplificatore di segnale, come vedete l'antenna è bella lunga, non entra neanche l'inquadratura. E qui abbiamo la cassa che mi è stata fornita in dotazione per effettuare la spirit box, che non ho, come dicevo, utilizzato prima, perché altrimenti andrebbe a coprire la mia voce. Quindi, dunque, che dire, queste sono le funzioni del Ghost Arc. Niente, come avete visto le funzioni sono interessantissime, sono anche tante. C'è uno strumento che ha un potenziale a mio avviso spaventoso, perché è veramente eccezionale, cioè come concetto, come funzioni, il tutto in uno strumento a portata di mano. Sì, eccezionale, ma purtroppo inutile. Ecco, come avete visto dalla spiegazione, sì, è uno strumento che, insomma, sinceramente affidabile zero. Poi avete visto anche le manopole che vi abbiamo fatto vedere, insomma, che girano a 360 senza avere un fermo, insomma, sembra più un giocattolo. È bello ed impatto a livello estetico, ma basta. E beh, i bottoni?
bottoni click, sì, clack, sì, click, click, insomma, no. Cioè, quindi, feeling zero. Anzi, proprio. Non vi diciamo neanche, ve lo sconsigliamo, perché comunque non si trova più, quindi meglio per voi, per chi vuole intraprendere la strada del paranormale, che magari fosse venuto in mente di acquistarlo, no, assolutamente. Detto questo, ci tenevo a fare, prima di chiudere, ci tenevo a fare un piccolo ringraziamento, perché anche se non è da tanto che siamo sui social, abbiamo comunque visto che tanta gente comunque ci continua a seguire, ci segue, ci commenta, gente che ci fa comunque dei complimenti, insomma, ringraziamo davvero di cuore a tutti quanti, perché siamo veramente, ma veramente felici. E noi comunque vogliamo dimostrare sul nostro sito serietà. Non ci siamo messi sui social assolutamente per arrivare o diventare famosi o YouTube che paga, queste cose qua, no. Il nostro motivo per metterci sui social è semplicemente per fare pubblicità del team e lavorare ancora di più rispetto ad adesso. Gente che magari ci vede, ci nota, capisce che lavoriamo bene, ci dà informazioni su altri posti infestati da andare ad effettuare indagini, privati che comunque ci possono contattare, insomma... Quello è il nostro motivo, far vedere che comunque lavoriamo seriamente e non facciamo spettacolo, perché fare paranormale è ricerca e non è assolutamente fare spettacolo. Esattamente. Ok. Detto questo, noi vi ringraziamo, spero che il nostro tutorial vi è piaciuto e intanto Roberto, che vi saluta, la che fa così, la che... vi ringraziamo e ci vediamo al prossimo tutorial. Rimanete con noi. Certo che ho Roberto, 8 bit registra lo Stark, hai detto. Sì, assurdo, microfoni buoni e qualità persi dalle distanze. Cioè, lo Stark è strumento professionale. Sì. Sta bollendo la mano, tieni. Giura? La senti? Madonna, è bollente lì. Roberto, ce l'hai nuovo? Ma certo. Ecco, grazie. Ma è così. Come lo vuoi, strapazzato l'occhio di bue? No, fai l'occhio di bue. Occhio di bue, ok. Occhio di bue, ok.